Il teatro, che passione. Adesso c'è un'amica mia che ha incontrato due grossi personaggi, due bombe. Eccola, Gina, oh, eccola. Ciao, Mino. Sono qui a Tripoli. Fa molto caldo e io c'ho un guardaroba pesante. Per fortuna mi trattengo solo poche ore. Sto qui per fare un'intervista a due grossi personaggi che sono qui accanto a me. Si tratta di Gheddafi e Arafat. Colonnello Gheddafi, lei con questa fama da duro che si ritrova alle donne, che gli fa? Spesso l'aspetto pubblico è in contrasto con quello privato. In realtà io sono un buon padre di famiglia. Sono innamorato solo di mia moglie e dei miei figli. Io stesso la sera addormento il più piccolo con tenerezza. Fai la nanna, poco bello della mamma. Quanto è dolce sto. Chi l'ha detto che starabi sono violenti? Arafat, lei c'ha questo look da casalinga, questo copricapo è uno strofinaccio da cucina. Una delle più grosse conquiste dell'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è stata l'acquisto di una lavastoviglie che ha lasciato fuori uso una grossa quantità di strofinacci da cucina che noi usiamo come copricapo. Il corredo prevede anche dei guanti, sempre da cucina, una parananza e poi le famose presine dell'OLP. Ci vorrebbe dentro casa st'uomo. Ma voi dell'OLP stirate pure? Magari. Colonnello Gheddafi, lei ha portato la Libia sotto la sua guida a una grande ricchezza, è diventata una potenza. Ma lei, per arricchire il suo paese, che fa? Compra tappeti di Marocco. Compra buono tappeti di Marocco di Libia, tu vuoi? Tu vuoi? Tappeti di Marocco. Ma io che sa che ha scritto poteva andare a vendermela lì. Allora, tu, tu sei pazzo. Allora, vai a 10.000 lì. Allora, vai. Allora, vai. Allora, vai. Sei pazzo. Basta, ma coglione. Ma tu la basti. Basta, non guarda. Basta, basta. Basta, basta. Tu sei salta a posto. Ma che c'è? Basta. Allora, noi come avete visto abbiamo preso spunto allora dall'attualità, no? C'era questo dualismo Gheddafi-Arafat e spesso si chiede ma l'attore come si ispira, da dove si ispira l'attore? Io credo che l'attore veda la realtà in maniera distorta. La realtà è sempre è la stessa, uguale per tutti, però l'attore c'ha questo occhio strabico per cui vede la realtà e capisce un qualcosa. Faccio un esempio, quando noi prendiamo un volo della bandiera nostra, l'Italia, che adesso è un po' sfigata, però insomma in alcuni periodi, ecco, io vedo sempre, gli annunci di bordo li fanno in italiano e in inglese. Ora, se il volo è Milano-Londra va bene, ma se è il volo interno Milano-Catania, a parte due turisti, per chi lo fanno l'annuncio in inglese? Ho sempre pensato, sarebbe meglio un annuncio in italiano e poi un annuncio in slang catanese, oppure un volo su Torino, un annuncio in torinese. Allora il volo su Torino me lo immagino più o meno, il comandante Rebaudengo vi dà a bordo dell'aeromobile SC21,3 periodico. Adesso che stiamo per atterrare, fate che mettere il tavolinetto in posizione verticale. Le cinture le avete allacciate? I denti li avete lavati? Sa, fatemi fare bella figura adesso che atterriamo a Torino Caselle, né? Sentite, è tutta un'altra cosa. Il volo... E
invece, non so, il volo su Venezia, il comandante Bonechini vi dà il benvenuto a bordo del suo aeromobile. O se non mi ricordo come si chiama l'aeromobile. O poi sempre il Veneto è sempre un po' embriaco. O se vedo due piste e non so quale sia quella buona. Poi tra l'altro che adesso dobbiamo stare in fase di atterraggio, che avete da star tranquillissimi. Ah sì, perché cosa ne cascherà di aerei in atterrasso? Pochissimi ne casca. Comunque mi tocco i coglioni lo stesso, non si sa mai. Il volo su Bologna, ma come sono simpatici i nostri passeggeri. Lo dicevo proprio fa qui allo Stewart. Tra l'altro adesso arriveranno le nostre hostess, le nostre geisse, ecco, consideratele come delle geisse pronte a qualsiasi vostro servizio, ecco. Non tutti i servizi sono sempre pur delle geisce, non delle bagheisce. E poi andiamo al volo. Il volo su Pisa. Il comandante Ripagni vi dà il benvenuto a bordo dell'aeromobile e se a me porta una sega dell'aeromobile. Ora stiamo sorvolando l'isola d'Elba. E tra l'altro ho la casa all'Elba, sì. Quella macchietta rossa che vedete è la mia casa. E quel puntino bianco che si vede è la mia moglie Rosalba, che è uscita ora dalla casa e si avvicina a quel puntino verde che è il mio amico Ferdinando. Sino a quell'altro puntino giallo è il mio amico Federico. In pratica unendo i puntini da 1 a 20 si può capire quanto le cioccola la mia moglie, no giù? E poi... Il volo su Reggio Calabria alla Mezza Terme avrebbe bisogno dei sottotitoli perché è più o meno o comandante tal volo a sette o comandante tuo volo a sette e quattro te o comandante del volo a sette. Ora dovesse arrivare a turbolenza. Non è che vi mettete a vomitare dentro la giacca di un vicino, ci stanno apposite a sacchette per vomitare. Trasparenti, così uno controlla se manca qualche cosa. Ma c'è stanno, E concludiamo col volo su Napoli. Allacciatevi le cinture. Si man fase d'atterraggia, perché mamma sta sempre mamma. Sto tornando, mamma mia, a stavolta, mamma mia, allacciata tutta quanta, e per chi sono comandanda. Cosa c'è adesso? Adesso c'è il giallo. Ah, il giallo. C'è un giallo. Il giallo. Da, 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 da. Signorina? Sì. Mi chiami appena arriva il presidente. Va bene, d'accordo. A più tardi. Signorina? Sì. L'assemblea per domani sera. Te lo segni. Sì. Signorina, dimenticavo di dire... Ecco. Il consiglio di amministrazione è spostato. Ci segno anche questo, eh? La ringrazio. Mi scusi una, guarda, è l'ultima. Signorina, sì, volevo dire una cosa. Mi chiami... Ripasso no, dopo. No, una cosa di un secondo. Ne ho altri. Lo so. Ecco, il capo delegazione e me lo... Sulla 2 me lo passi. Va bene. Siamo pronto?
È ancora su? Mi era parso di aver visto l'ombra. Tesoro? Tesoro? Stai lavorando, caro? Amore? Oh, sei di là o mi rispondi? Non mi rispondi, è birbante. Oh, che traffico oggi. Tesoro! Ho sentito urlare dall'ospedale, sono corso immediatamente. Io stavo operando un paziente, l'ho lasciato con la panza aperta. Oh, che succede? Mio marito, vado a vedere. Stia calma, adesso ci penso io. Respiri. Ecco, respiri profondamente. Ecco, così, così. Un respiro con la bocca, così, sì, ecco, tossisca, più forte, ecco, dica 33. 33. È morto.